Io all'interno dell'associazione per cui lavoro abbiamo creato dei corsi, vabbè, noi all'interno di un bando finanziato per iconografie, cartapesta e attualmente stiamo programmando anche un corso per badanti perché c'è un progetto finanziato che le persone che fanno corsi di badanti, e quindi di 80 ore, ed è un corso gratuito. Quindi hanno la possibilità, quando vengono inserite all'interno delle famiglie che le assumono o a tempo determinato o a tempo indeterminato, di avere uno sgravio fiscale di 2.500 euro la famiglia. Quindi diciamo, la badante ha il vantaggio ovviamente di essere assunta, comunque di uscire dalla illegalità, e la famiglia che comunque utilizza il badante per gli anziani o cose, di avere questo sgravio fiscale. Che comunque, infatti, abbiamo diffuso questa informazione e stiamo avendo molti contatti. Ho anche il corso di iconografia perché, nella marasma di cercare un nuovo lavoro, i giovani si stanno buttando su tutto. Quindi, anche la riscoperta di artigianato artistico ha avuto una certa valenza. Infatti, per il corso di iconografia bizantina, che io non ci avrei scommesso nulla. E abbiamo avuto più di 40 richieste di adesione. Il corso è gratuito per il partecipante. Noi avevamo avuto un finanziamento, sì, questo era un finanziamento della Fondazione per il Sud su Bari, che la Fondazione per il Sud è un'associazione privata tra banche che finanzia determinati territori che vengono considerati un po' più denigrati e quindi avevamo partecipato a un bando sull'Oseto, sempre nel comune di Bari, per la creazione di 50 nuove idee imprenditoriali. E invece questo era per l'area di San Paolo, per cercare, diciamo, di motivare i giovani a trovare delle nuove attività lavorative. Infatti, oltre a questo della cartapesta, delle badanti o delle iconografie, abbiamo avuto anche molte richieste per un corso di gelataio. Quindi noi come ente che organizza il corso veniamo comunque rimborsati dall'ente finanziatore e i giovani o le persone comunque disoccupate o in attesa di prima occupazione hanno la possibilità di usufruire del corso gratuitamente. E diciamo che la Fondazione per il Sud è molto attiva ultimamente per questi bandi a livello comunale o regionale. Cioè. E l'unica cosa è che richiede, diciamo, un partenariato. Cioè che all'interno del progetto ci sia, oltre eventualmente l'associazione culturale che può essere anche il capofila, l'ente, diciamo, che si occupa, cioè che svolge determinate attività più specifiche, cioè è difficile che finanzi un solo partner, quindi eventualmente vi dovete, diciamo, aggregare a quelle che possono essere associazioni imprenditoriali, associazioni sindacali, associazioni di altro genere, perché, diciamo, la motivazione, la ratio di questa cosa è che se voi siete l'ente che volete partecipare al bando, al vostro interno sicuramente non ci saranno quelle competenze, ad esempio, per lo start-up di impresa, se voi volete avviare i giovani all'impresa. Quindi dovete rivolgervi a qualcuno che ha già il know-how per poter spendervelo sulla redazione del progetto, che ci avvaleremo dell'associazione X che ha da 10 anni competenze per l'accompagnamento dei giovani allo start-up di impresa, perché altrimenti se lo scrivete da soli, diciamo nel senso solo voi come partner, e poi ditevi mi rivolgo al consulente X, al consulente Y, diciamo non siete molto credibili, perché diciamo l'esperienza e la. Voi potete essere il capofila che ha ideato il progetto, però dovete avere un partenariato da spendervi all'interno del bando, quindi l'aggregazione di più enti, anche perché poi, sia da un punto di vista, diciamo, tecnico, risponde alla motivazione di avere persone più competenti, per le varie fasi che voi avete ideato nel progetto. Dall'altra parte, poi, se il progetto ha più partner, ha più soldi e quindi diventa un progetto di una portata, perché poi il budget viene ovviamente diviso in base alle attività tra i vari soggetti che hanno aderito. E quindi anche, diciamo, una rete tra i vari centri culturali, tra Mottola, Gioia, può avere più valenza che invece una piccola realtà sul territorio definito. Cioè,
delle azioni che si spostano. Limitate, però dovete appunto cercare, dopo ovviamente la fase iniziale, qualche o proporvi come partner a dei partenariati e quindi specializzarvi appunto nella realizzazione di corsi o di queste cose, oppure cercare il bando che permette la realizzazione del corso all'interno di un finanziamento. Quindi se vedete qualche bando. Però lo sai cos'è? Che tu puoi fare il corso più bello e più, diciamo, con alti professori, però oggi chi ti paga un corso anche di 80 ore, 200, 400, 1000 euro, venendo da te che comunque non sei conosciuta? Cioè tu puoi avere i migliori professori, però quando poi finisco il corso dalla tua associazione, adesso, che ovviamente è appena nata, ho fatto il corso all'Associazione Culturale di Mottola. Ok, posso essere la persona più in gamba possibile, però sempre da un'associazione che è appena nata su Mottola sono. Se invece ho fatto il corso e quindi ho pagato poi, quindi ho speso una parte della mia disponibilità per fare il corso. Se comunque io faccio il corso da te, non pago, oppure pago un importo di quello che potrebbe essere più basso perché il progetto è finanziato da qualche cosa. Io ho acquisito comunque quelle competenze, parlerò bene di te perché mi sono trovato bene, perché tu mi hai attribuito le competenze e tu inizi a diventare un ente che ha una certa spendibilità sul mercato. Perché oggi chi è che ti. Cioè già quando uno deve fare un master, che i prezzi, cioè, partono da 100 euro a 25.000 euro, però ovviamente chi fa il master da 100 euro ha un'importanza, chi fa il master da 25 ce n'ha un'altra. E io se devo fare un master da 25.000 euro vado alla Bocconi, non vado all'università di Bari, che cioè spendo. Quindi diciamo l'importanza di un corso viene valutata anche dalla storia dell'ente e voi oggi siete nuovi. Quindi se voi riuscite a vendere un corso a pagamento, buon per voi, siete bravi, però se lo riuscite a offrire lo stesso servizio a un costo più basso, dipende dal target sicuramente, perché dipende dal corso, però se tu vuoi fare un corso, diciamo, sulle icone, no? È diverso che vuoi fare, perché ovviamente è molto specifico e poi uno che fa un corso sulle icone, dopo quanto tempo ha un ritorno economico del corso che ha fatto? Che sta andando molto. Ma uno che partecipa a un corso di cake design, no? Deve essere prima di tutto già un pasticcere, deve essere già una persona. Quanto vuoi che ti possa pagare un corso per fare? Cioè, no, dammi del tu, tranquillo. Sì, allora, se chiamo il pasticcere più bravo d'Italia lo devo pagare, quindi devo offrire anche un servizio più alto. Dato che noi stiamo coinvolgendo delle realtà del nostro paese, questo comporterà meno costi, no? Ma anche minori da parte di chi partecipa, no? Sì, sicuramente se tu riesci a raggiungere 20 persone che partecipano al Esatto. corso, hai delle economie di scala che ti permettono di pagare Esattamente. il maestro più bravo Iniziamo così, della poi. pasticceria in Italia. Noi come associazione abbiamo fatto un corso per pasticceri a Biceglie. Ma in quel caso, scusami se ti interrompo.
tu devi rilasciare per forza un qualcosa di professionale, sì, nel senso, infatti, che quell'attestato, io mi presento in qualsiasi posto, ho questo attestato che mi dice ho fatto un corso. Sì, anche perché, diciamo, all'interno del nostro corso, chi partecipava al corso di pasticceri, che c'era sia una parte teorica che una parte pratica, e lo stage, li abbiamo mandati tutti in Toscana presso pasticcerie o comunque industrie della pasticceria, e loro avevano fatto quell'esperienza pure pratica della realizzazione di torte. Infatti poi ci fu un evento finale in cui ognuno faceva la sua torta, o è stato pure redatto un opuscolo con le ricette storiche, diciamo, di famiglia di ogni persona, che erano una ventina di ragazzi, quindi con illustrazione della ricetta, la fotografia, e loro hanno avuto poi la possibilità, nel momento in cui aprono la pasticceria o il bar o l'attività, di avere già l'autorizzazione, cioè il corso di somministrazione bevande, che è necessario per aprire, diciamo, un bar o comunque un'attività. È un corso a pagamento che devono fare. È un corso a pagamento svolto presso associazioni imprenditoriali o camere di commercio. Quindi, diciamo, la vostra idea è sicuramente è dare un utile servizio. E comunque non sarà solo incentrata sui corsi di formazione. Perché comunque abbiamo previsto delle attività, diciamo, costanti, che i corsi danno, sì, la possibilità di fare cassa. Sì. Perché, diciamo, un ente può organizzare anche degli eventi sponsorizzati e cose, però, diciamo, il corso di formazione è, cioè, infatti perché tutti ormai fanno formazione in Puglia, perché ci sono moltissimi finanziamenti e quindi diciamo c'è il vantaggio di buttarsi su questa cosa, è che ti finanziano qualsiasi tipo di corso, in qualsiasi, l'importante è rispondere bene alla call, diciamo, del comune, della regione, perché i corsi servono anche a formare le persone in determinati tipi di professionalità, e quindi il corso per assistenze sociali, per qualsiasi, ovviamente i vostri sono specifici per un settore, diciamo, già che hanno delle competenze, o diciamo potremmo definire dei corsi specialistici per la realizzazione di cake, torte. Sì. E voi avete avuto già un certo... Sì, c'è gente che già ha cominciato a chiederci quello che dobbiamo organizzare. Poi insieme a noi c'è una terza ragazza che si occupa di organizzazione di eventi. Eventi per ragazzi e bambini. E lei sta a Napoli. Napoli è la patria del divertimento, quindi lei si è formata lì e quindi è molto brava, organizza feste a tema, è bravissima. Adesso noi non conosciamo bene il suo settore, però comunque sia lei è la terza socia che si trasferirà, che sì, al momento no, non si trasferirà qua, verrà solamente quando organizzerà un evento che metteremo a calendario, no? Però c'è anche questo terzo branca, diciamo, questa terza branca. Poi alla fine vedremo dove si orienterà la nostra attività nel modo migliore, lì andremo, cioè. Comunque cioè, il suggerimento che vi posso dare è di non escludere a priori la possibilità di accedere a fondi di finanziamento, proprio perché, diciamo, se l'idea è buona e riuscite a presentarla bene, cioè, ben venga un finanziamento, che tanto voi quelle spese comunque le dovete sostenere, cioè comunque dovete, non lo so, prendere la sede, pagare il cuoco, pagare il pasticcio, cioè comunque avete maggiore, diciamo, visibilità. Potete utilizzare i soldi per una pubblicità dell'evento e quindi pubblicizzarvi anche a livello dei comuni vicini, avere più notorietà. Ma infatti quello è il nostro obiettivo, chiedere degli sponsor, delle sovvenzioni da sponsor. Perché sponsor diciamo, è un ente privato che ti dà, oppure anche l'ente pubblico, però lo sponsor è un importo definito per una determinata attività, tipo devi a fare tema. È a spot, cioè in quel momento tu chiedi la sponsorizzazione e ti danno quell'importo per quell'evento. Diverso invece quello può essere un tuo programma di eventi di un anno sul territorio, e hai un finanziamento che ti copre l'anno degli eventi.
E quindi tu in quest'anno, con i soldi del progetto, con cui hai scritto eventualmente un business plan, in cui ti finanzi la pubblicità, l'articolo sul giornale, un sito internet. Comunque, sì, dopo dobbiamo molti progetti ultimamente finanziano il sito internet, che ben venga, perché tanto tu lo devi comunque fare. Sì. Se poi il 50%, il 20% te lo paga qualcun altro, risparmi. E lo puoi fare meglio, lo puoi fare con più tecnologia, puoi metterlo sul motore di ricerca in modo che venga più digitato. Quello costa. Metterlo sul motore di ricerca. Questo sto dicendo, cioè se hai la possibilità di avere più disponibilità di... Poi non so, può darsi che voi partite già da una forte disponibilità. Nostra no. Okay. Adesso... Però comunque ci piacerebbe fare qualcosa di alternativo, perché ci siamo resi conto anche per i bambini, no? A Mottola ci sono delle ludoteche non a norma, non... Quindi c'è proprio l'esigenza da parte anche dei genitori di avere delle realtà diverse. Quindi anche il materiale didattico sarà... andremo a parare su altri orizzonti, insomma. Vabbè, non quelli... Differenziare, diciamo, l'offerta. Cioè, questo progetto va avanti da un bel po', quindi è nato proprio da delle esigenze che abbiamo riscontrato. Anche perché, diciamo, che un progetto ha successo se parte proprio da un'analisi del bisogno, sì, del territorio, perché quando parte invece dall'alto e poi lo vuoi rimettere sul territorio, ovviamente le esigenze saranno differenti. E quindi, infatti, in teoria bisognerebbe partire da un'analisi del mercato, quindi vedi che cosa manca, di cosa c'è bisogno, e poi crei qualcosa per rispondere a queste esigenze. Anche a livello turistico, noi abbiamo le grotte, l'arte bizantina, eccetera, eccetera. E c'è sempre questo problema del fatto che non vengono valutate, non c'è attenzione per la storia dell'arte, perché comunque non se ne parla. Cioè non ci sono convegni, non ci sono corsi, quindi se io non conosco una cosa non la posso apprezzare. E perché no pensare anche di formare le persone in questo senso? Okay. Invece la tua associazione, quanti siete? Noi siamo 4 socie fondatrici. Io sono una danzaterapeuta, l'altra ragazza è una musicista, c'è una psicologa e un'educatrice. E apriamo questo centro educativo per l'infanzia e la famiglia con delle caratteristiche specifiche, quindi dall'intrattenimento del bambino poi alla danzaterapia, alla musicaterapia, all'artiterapia, proprio come quindi un centro... Per bambini che hanno sì, problemi, diciamo. Il nostro intento è quello di lavorare molto con la disabilità e avere un centro magari un po' più vicino, perché quello di riferimento, diciamo, di molte realtà nostre è Ostuni, addirittura Gioia del Colle diventa un attimino anche a livello territoriale un po' più strategico tutto qui. Okay. Va bene, continuiamo. Avete altre domande? Fermatevi quando volete. Stavamo parlando dei pagamenti. Abbiamo quindi detto che il pagamento deve essere tracciato, e quindi con bonifico o con assegno, e anche ammesso la possibilità di utilizzare eventualmente la carta di credito o il bancomat. Occorre però che sia intestato al soggetto, diciamo, beneficiario. Occorre comunque presentare l'estratto conto. Non sono ammessi eventualmente le carte di debito, perché potendo essere anche date cioè senza una, diciamo, carta d'identità, quindi non ci potrebbero essere dei problemi per ricondurre la spesa al soggetto beneficiario. Quindi occorre quindi in fase di controllo, o comunque nel momento in cui conserviamo la documentazione, che la documentazione in originale deve essere timbrata. Non tutti i bandi lo prevedono, però molti prevedono un timbro con la dicitura del progetto, in cui c'è scritto il nome del progetto, il protocollo e la misura o l'AS che l'hanno finanziato. E quindi tutte le spese, dalla busta paga alla fattura del telefono, devono essere timbrate. Ci sarà poi l'importo, ad esempio una busta paga di 1000 euro, potrà essere rendicontata per 200 euro su quel progetto, e tu nel timbro ci sarà la parte in cui scrive 200 euro finanziate dall'asse, misura
così per le fatture. Il pagamento, come avevo detto, in contanti, diciamo che cercherete di evitarlo in qualsiasi modo, però per le spese di piccola entità, quali entro i 500 euro, quali il rimborso della benzina o coffee break, cose varie all'interno di un meeting, finché stanno sotto i 500 euro, è possibile effettuarlo in maniera contante. Quindi, nel momento in cui noi abbiamo vinto un bando e diciamo, abbiamo acquistato dell'attrezzatura o abbiamo preso in gestione una sede per il periodo in cui noi ci siamo impegnati a tenerla aperta anche, per tutto questo periodo non è possibile vendere o alienare o dare ad altri il bene che noi abbiamo acquistato con i soldi del progetto. Quindi eventualmente un computer acquistato per il progetto, per i successivi 5 anni alla chiusura del bando, per i successivi 5 anni, non può essere venduto. Cioè voi non vi potete ricavare un utile dalla vendita del PC, visto che è stato pagato con i soldi della... Lo dovete tenere, anche se non vi serve più, lo dovete tenere per 5 anni. Dopo i 5 anni potete fare quello che ne volete. E non lo possiamo neanche dare a terzi, perché è stato acquistato con un contributo pubblico, quindi deve rimanere là. Io vi dicevo che molto spesso c'è anche un logo, uno stampino da apporre sopra per identificarlo che è stato acquistato con soldi pubblici. E, a volte, cioè, questo periodo è di 5 anni, anche se possono anche essere previsti dei termini più rigidi, quindi aumentare. Ad esempio, molto spesso quando vengono finanziate attività commerciali, il periodo, diciamo, di fitto in cui, cioè, uno inizia un'attività commerciale, deve prendere un locale in fitto, il contratto di fitto deve essere di 8 anni. E quindi tu ti impegni a mantenere l'ente, il bar, la cosa, per almeno 8 anni. E quindi, anche perché risponde anche alla motivazione che se avete avuto dei soldi perché voi credete in quel progetto, e quindi investite qualcosa, non potete fare un contratto di un anno, altrimenti significa che non avete una prospettiva di lungo periodo, e quindi neanche eventualmente assumere personale, cose che le motivazioni per cui si hanno più punteggi nella fase di graduatoria. Quindi non tutte le spese, abbiamo detto, possono essere ammesse a contributo. Oltre alle spese sostenute nei periodi non di vigenza del progetto, abbiamo detto che l'IVA, se non è un costo per l'azienda, non può essere ammessa a contributo. Gli interessi passivi, nel momento in cui voi avete un conto corrente, andate scoperto di fido, ve li piangete voi, non possono essere ammessi a finanziamento. O eventualmente delle ammende, delle penali, o trattate con l'estero, quindi eventualmente le perdite su cambio. Quindi quando acquistate un determinato bene e lo rivendete a un prezzo, ad esempio, basso, perché nel frattempo c'è stato un problema una diminuzione del cambio rispetto a quando l'avete comprato, queste differenze di importi non possono essere... Anche per quanto riguarda, ci sono dei bandi all'interno del piano di sviluppo regionale, il PSR, che prevedono l'acquisto di terreni. Questi si tratta di bandi per l'agricoltura. In questo caso l'acquisto di un terreno non può essere superiore, l'importo, al 10% delle spese totali ammissibili, anche perché trattandosi di piani, di progetti sull'agricoltura, parliamo di importi molto più alti, in cui può essere acquistato un terreno, però non è che l'intero finanziamento serve solo per l'acquisto per il terreno, altrimenti non ci sarebbe una motivazione perché ti danno il finanziamento. Un altro importo che qui non è ricompreso, che non è ammesso a finanziamento, a contributo, è l'IRAP sui costi del personale, perché si tratta di un'imposta diretta e quindi non strettamente ammessa a finanziamento. Vediamo la parte, diciamo, più sostanziosa dei nostri progetti, perché si tratta, nel nostro caso, di progetti di piccola entità in cui da padrona lo fanno i costi del personale. I costi del personale si intende sia persone assunte a tempo determinato, indeterminato, eventuali contratti di collaborazione, chiamateli co-co-co, chiamateli contratti a progetto, che all'inizio sono nati proprio per rispondere a questa esigenza. Cioè quando nasceva un progetto specifico venivano assunti per la durata del progetto. Poi
sono stati utilizzati in tutte le vesti. Quello, i contratti a progetto. Strutturato intendiamo sia a tempo determinato che indeterminato, sia i contratti, diciamo, a progetto devono quindi rispettare alcune caratteristiche di carattere generali, quali possono essere che deve essere scelto, diciamo, deve rispettare la normativa nazionale dei contratti di lavoro, cioè ovviamente deve lavorare sotto la supervisione del beneficiario, cioè non è che io posso assumere una persona e poi lasciarlo allo sbaraglio, cioè il soggetto che ha ottenuto il beneficio, cioè il finanziamento, rimarrà sempre il, diciamo, responsabile tecnico del progetto e deve guidare eventualmente persone assunte con contratto di collaborazione. I corsi, il costo del personale deve essere reale, nel senso che il valore del salario che percepisce deve essere quindi quello comprensivo di oneri sociali, previdenziali. Certamente non possiamo mettere una busta paga e poi dargli un importo differente, anche perché per la stessa ratio di prima, che tutti i pagamenti devono essere tracciati, il valore del pagamento della busta paga deve comunque risultare dall'estratto conto, perché molto spesso nelle nostre realtà assistiamo a buste paga di un modo e poi pagamenti di altro genere. Quindi col fatto che il pagamento deve essere poi dimostrato, è importante anche considerare che nel momento in cui qualsiasi tipologia contrattuale noi abbiamo, all'interno della rendicontazione, oltre che la busta paga, vanno mostrati gli F24, quindi per il pagamento dei contributi, degli oneri a carico del datore di lavoro, e l'F24 deve essere presentato, deve essere presentato l'estratto conto che dimostra il pagamento. A volte vengono anche richiesti i DURC, che è il documento che accerta che avete pagato tutti i contributi. Senza il DURC molto spesso non vi lasciano proprio il finanziamento, perché cioè, vuol dire che comunque non avete pagato le tasse sul come fate poi avere un finanziamento. Quindi il costo del personale è molto rigido su questa cosa, sia se prende tempo indeterminato, ma anche i contratti di collaborazione. E, che il personale quindi sia remunerato in base ad accordo col beneficiario, e che presti la propria attività all'interno del progetto. Se si tratta quindi di personale assunto a tempo determinato o indeterminato, che comunque è stato assunto anche precedentemente al progetto, occorre che vi sia una lettera di incarico. Una lettera di incarico in cui io, responsabile legale o del personale, incarico il mio collega di svolgere quel progetto per un determinato numero di ore. Questa deve essere ovviamente fatta all'inizio del progetto, quindi la data della lettera di incarico deve essere al momento in cui noi utilizziamo il personale. E quindi è una lettera interna in cui il responsabile dà il compito, che poi solitamente nelle aziende i compiti vengono attribuiti in maniera verbale, cioè tu fai quello, io faccio questo. Invece all'interno di una rendicontazione è una semplice formalità. Il responsabile legale scrive una lettera su carta intestata al dipendente in cui dice da maggio a settembre svolgerai all'interno del progetto Prolenti Spiriti, misura finanziata così, 10 ore a settimana. E poi c'è la firma del dipendente e la firma del responsabile legale. Voi direte, questo sta in ufficio 8 ore, come fa a dire che ha lavorato 10 ore all'interno del mese? Perché oltre che questa lettera, diciamo, di incarico, il dipendente deve sottoscrivere un timesheet, che è una specie di tabella in Excel, può anche essere fatta sul foglio elettronico, in cui c'è i giorni del mese e lui, in teoria, ogni giorno che lavora un'ora dovrebbe mettere l'ora, che cosa ha fatto, la sua firma. Solitamente non viene fatto ogni giorno, viene fatto tipo a scadenze settimanali, mensili. L'importante è, diciamo, che poi si ricordi che cosa ha svolto, diciamo, anche perché poi
in base agli orari dei timesheet mensili, la rendicontazione verrà, le buste paghe saranno considerate in base a quello. E deve svolgere quindi presso il luogo del beneficiario, cioè presso l'azienda, salvo allocazioni, cioè spostamenti di personale, ma devono essere tutte giustificate e motivate. Il costo del personale deve essere calcolato considerando il contratto di riferimento a cui appartiene. Non è corretto dire che si prende l'importo netto della busta paga e si divide per le ore lavorate nel mese, perché nell'importo netto non vengono considerati quelli che sono gli oneri a capo dell'azienda, quindi gli oneri fiscali che l'azienda comunque sostiene, che non risultano dalla busta paga, e non devo neanche prendere l'ordo della busta paga, perché là comunque non sono compresi. Quindi la retribuzione deve considerare le ore lavorate dal dipendente e deve essere calcolata mensilmente, perché la busta paga solitamente è mensile, quindi come rapporto io devo calcolare ogni mese quante ore ha lavorato all'interno del progetto. Questo sia se si tratta di personale strutturato, sia se si tratta di contratti di collaborazione. E qui potrebbero nascere miliardi di problemi, perché in realtà il contratto di collaborazione può stabilire una tariffa oraria, perché il collaboratore a progetto non dovrebbe essere soggetti a vincoli di orario, quindi lui dovrebbe seguire in maniera, diciamo, generale quelli che sono gli obiettivi del suo contratto, quindi che cosa deve fare, quanto tempo, quindi un'attività che lui può fare in un mese la può aver fatto anche in un giorno. Cioè, nel senso, l'obiettivo che si è prefisso in un mese lo potrebbe anche aver fatto in un giorno. Quindi non è in relazione al tempo che ci dedica, ma in relazione all'obiettivo prefissato dal contratto. Però ovviamente questa è una concezione di carattere più che altro generale. Poi nel momento in cui tu prendi dei collaboratori a progetto, devi comunque dimostrare il costo orario. Quindi anche se poi non è reale il costo orario del collaboratore a progetto, per una certa praticità viene comunque considerato la busta paga. Dimmi. Però in questo secondo caso la tariffa oraria poi non tiene non conto è del stabilita TFR. In riferimento anche ai contratti nazionali, perché se io chiamo un musicista X a fare un laboratorio e mi chiede la cifra X, io poi dimostro. Ovviamente è ci mettiamo d'accordo su un'attività che si deve svolgere in maniera continuata o un'attività a stand, cioè a... Cioè se questo laboratorio prevede 5 incontri e il musicista mi chiede X cifra, io poi non so quanto dovrebbe, tra virgolette, essere una tariffa oraria. Diciamo che solitamente quando fanno queste attività il professionista rilascia fattura. Sì. Non è un contratto a progetto. O viene fatta una lettera d'incarico, per esempio, se il musicista non ha la partita IVA. Può anche rilasciare una ricevuta e tu gli paghi la ritenuta d'acconto. Se il musicista, nelle attività che svolge durante tutto l'intero anno, sono inferiori a 5.000 e qualcosa. Sì, 5.000. E quindi può rilasciare una ricevuta senza, solo col codice fiscale, e l'ente partirà la ritenuta d'acconto del 20%. E tu puoi pagare il musicista quanto vuoi, ovviamente rispettando i criteri di economicità, congruità, perché non è che il musicista di Putignano lo paghi quanto il musicista a livello nazionale. Però nel momento in cui stabilisci quel prezzo, tu glielo paghi, però lui deve dimostrare di aver lavorato quelle 5 giornate che tu gli hai stabilito nel contratto. Ha una lui comunque una farà, d'accessi, si farà il timesheet mensile con le sue 5 giornate. Poi se la giornata, ovviamente in quel caso, se tu gli paghi 5.000 euro per 5 giornate, verrà 1.000 euro al giorno. Cioè è facile calcolo. Sì. Però io parlavo proprio di collaboratori a progetto che tu li prendi per 6 mesi e lì tu li prendi per 6 mesi, non puoi stabilire che lavorino 10 giornate, perché poi se lavorano 11 c'è sempre quello l'importo che gli dai. Loro in 6 mesi devono fare quelle attività. Loro devono autogestirsi le attività in base ai 6 mesi. Poi
se ci lavorano un giorno in più, un giorno in meno, poverini, dipende da loro, cioè non, purtroppo il contratto a progetto è, in realtà è, cioè, dovrebbe essere così, poi in realtà lavorano 10 ore al giorno, dalla mattina alla sera, quindi, è diversa come prospettiva. Quindi abbiamo parlato di costo del personale che deve comprendere tutti gli oneri sociali e fiscali, tranne l'IRAP. Parliamo adesso di, delle pecuniarità del costo del personale. Quale può essere la malattia? Anche se un contratto su una persona è assunta a tempo indeterminato e quindi la malattia gli viene riconosciuta per legge, all'interno di un progetto finanziato tu non puoi mettere che quella persona che quel giorno è malattia la puoi rendicontare sul progetto. No, perché la malattia non è rendicontata. Tu rendi conti solo le ore effettive di lavoro. Quindi, diciamo, quella malattia ti viene pagata comunque dall'ente, però non quella giornata, quella settimana in cui hai avuto la febbre, non la posso mettere nel timesheet, perché in base a un controllo incrociato, tu quella è assente per malattia, quindi non è possibile. Sia se un contratto a tempo determinato, la malattia non viene riconosciuta. Ovviamente si spera che questo non sia sempre in malattia, se no il soggetto non potrà rendicontare nulla. Per quanto riguarda il telelavoro, può essere rendicontato nella misura in cui possiamo valutare le ore che ha lavorato al progetto. Se questo, ad esempio, ha all'interno di un call center, di qualsiasi cosa, se ovviamente sta 4 ore al telefono, potranno essere rendicontate 4 ore. Quindi, perché molto spesso ci sono anche... esempio dei call center che lavorano da casa con telefonini o piattaforma di PC e cose varie. Quindi è importante cioè rilevare le ore lavorate nel progetto. Questo è il fulcro di qualsiasi costo del personale che prendiamo in considerazione. Possono essere rendicontati gli straordinari? Sì, ma solo se l'azienda già prima del progetto pagava gli straordinari. Cioè, se tu non hai mai pagato gli straordinari, poi vinci il bando per utilizzare più fondi, paghi tutti gli straordinari ai dipendenti. In questo caso no. Quindi devi dimostrare che già prima dell'inizio del progetto era usanza dell'azienda pagare gli straordinari, devono essere comunque pagati in busta paga. E ovviamente in questo caso il costo dello straordinario sarà diverso dal costo ordinario di budget, cioè... quello standard, perché ovviamente sarà più alto a seconda delle giornate. Diciamo che solitamente nella mia esperienza non ho trovato persone che rendicontano, anche forse non, le mostre in realtà non ce ne sono tanti di lavori che pagano straordinari. Un problema, diciamo, visto che siamo quasi tutte donne, un problema particolare dei progetti è anche la maternità, perché mentre in linea generale la maternità è comunque pagata non dall'azienda ma dall'INPS, specialmente nei 5 mesi a cavallo, diciamo, della nascita, e, in questo caso ovviamente quei mesi, così come per la malattia, non possono essere inseriti nel progetto. Quindi la donna in maternità viene sostituita nella rendicontazione da un altro soggetto. Fa sì che possano essere rendicontate solo i mesi di effettiva presenza del lavoratore all'interno dell'azienda. Mentre per quanto riguarda il personale strutturato, questa cosa è tranquilla, nel senso la donna in maternità viene sostituita o non viene sostituita da un collega. Per quanto riguarda invece il lavoratore a progetto, la legge è intervenuta cercando di venire incontro alle esigenze della collaboratrice a progetto, dicendo che se una donna è in maternità nel momento in cui c'è un contratto a progetto, il contratto si sospende e viene poi riattivato al momento della scadenza della maternità per un periodo massimo di 180 giorni. Quindi successivamente, quando la donna rientra in servizio, il suo contratto che era stato interrotto può essere prorogato. Questo, se non altro, da una parte è favorevole per noi, quindi dall'altra però pone dei problemi all'ente, perché se l'ente ha preso questa persona per lo svolgimento dell'attività, poi questa persona va in maternità, e se nel frattempo il progetto è finito, sì, però diciamo in questo caso se il progetto continua, l'ente la riprende, però se
la può mandare via se si parla di enti pubblici come le università che prendono i collaboratori del progetto, non la possono mandare via, la devono comunque reintegrare. Il problema è trovare i fondi per pagarli quei 180 giorni di contratto che rimane comunque attivo. Quindi pro e contro, secondo me, fanno prima a evitare, cioè nel senso, purtroppo non vengono, si trovano in questo periodo di, non ci sono molti vantaggi, diciamo, anche se hanno parlato della sospensione del contratto a progetto per venire incontro. E, quindi vi è l'obbligo di riassunzione per il periodo dei 180 giorni successivi. È importante anche stabilire una certa importi minimi e massimi di retribuzione, perché se tu assumi un personale con contratto di collaborazione, non puoi, salvo le esperienze di curriculum, attribuirgli uno stipendio che sia non congruo rispetto ai dipendenti. Cioè, se hanno parità di titoli di studio, cose, non è che il contratto di collaborazione è solo perché hai il progetto finanziato, gli dai uno stipendio, deve comunque mantenere all'interno di alcuni criteri di economicità di costo, di logicità, cioè, quindi in relazione a quanto hanno avuto, cioè, percepiscono anche i dipendenti. Ovviamente il dipendente ha tutta una serie di benefits che il collaboratore a progetto non ha, però all'interno del progetto finanziato non è quella la fase in cui uno va ad aiutare il collaboratore. Quindi il collaboratore a progetto in teoria non ha un obbligo di orario e quindi in questo caso non è possibile calcolargli la sua tariffa oraria. Vi posso garantire però che in base a 8 anni di esperienza all'interno di progetti comunitari e nazionali, tutti mi hanno chiesto la tariffa oraria dei collaboratori a progetto, quindi anche se in realtà non si potrebbe calcolare, la devi calcolare facendoti ovviamente o la fai tu o la fai calcolare dal consulente del lavoro, perché utilizzano come metro di riferimento comunque le giornate lavoro impiegate nel progetto. Quindi se tu non puoi calcolare l'ora, il costo orario del collaboratorio, la giornata lavoro è difficile da attribuire all'interno. E anche perché poi, in teoria non si può calcolare il costo orario, però poi vogliono il timesheet. Quindi sono un po', entrano in conflitto. Anche perché il timesheet viene considerato come una specie di coordinamento tra il responsabile di progetto e il dipendente, in modo che il responsabile di progetto, che non segue probabilmente al 100%, sa che tu oggi stai lavorando su quel progetto ed è importante. Come si calcola il costo orario? Vi posso dire che è una procedura che ovviamente chi non è entrato nella materia non è facilmente calcolabile, prima di tutto per gli oneri accessori, ratio della tredicesima, ratio del TFR, tredicesima, quattordicesima per gli strutturati, non è. Per il contratto a progetto, solitamente nel contratto viene indicato l'importo lordo che il lavoratore deve percepire durante tutto lo svolgimento del progetto. Per i lavoratori strutturati occorre calcolare la retribuzione mensile lorda comprensiva di oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore, più la retribuzione differita, che comprende l'eventuale TFR, la tredicesima e la quattordicesima dove è prevista dal contratto nazionale di lavoro, più gli oneri sociali e fiscali, che quindi non sono in busta paga, ma che il datore di lavoro paga al lavoratore. Questa somma deve essere divisa per le ore lavorate dal mese complessivo e l'importo che otteniamo lo moltiplichiamo per le ore di impiego dedicate al progetto. Quindi vi posso garantire che l'attribuzione del timesheet, che potrebbe essere una formalità, è importante, perché se noi non teniamo sotto controllo le ore impiegate e rendicontate nei vari mesi, ci potremmo poi trovare nell'ultimo mese di progetto che abbiamo bisogno di rendicontare molte più ore di quanto sono possibili effettuare in un mese. Quindi è un controllo reale che va fatto volta per volta. Se il progetto prevede dei periodi intermedi di rendicontazione, questo è facilmente
riscontrabile, perché se tu lo devi fare ogni due mesi sai quanto devi rendicontare. Se prevede un'anticipazione, poi per un anno ti lasciano stare e poi vogliono la rendicontazione finale, anche perché poi non si possono fare documenti retroattivi e quindi rischiereste di dover restituire parte del budget, anche perché nell'ultimo mese di progetto non è che poi potete assumere una persona per rendicontare la parte che mi manca, perché nell'ultimo mese ormai il progetto è tanto bello. Per il calcolo del costo orario sono abbastanza rigidi i controlli, perché siccome la procedura di calcolo molto spesso è seguita da un consulente del lavoro, qualcuno che se ne occupa, il fatto che l'IRAP non è rendicontata molti non lo sanno, e quindi ci possono essere degli errori, ma sia in fase positiva per noi che negativa, nel senso potrassi pure che noi non rendicontiamo, io soggetto che ho avuto il finanziamento, tutto quello che potrei rendicontare all'interno del costo orario. Quindi vi consiglio di farlo effettuare da persone che hanno la competenza, in modo che non ci rimettete niente, perché a volte tipo, non viene considerata la tredicesima, e poi cioè, è un importo che voi comunque date al lavoratore. Quindi, ai fini della dimostrazione che gli importi sono stati spesi al meglio, bisogna costruire un corretto calcolo del costo orario. E all'interno della giustificazione della spesa, se la busta paga è stata utilizzata intero, io la porrò per intero nel progetto, altrimenti la stessa busta paga, questo si tratta di enti che hanno per esempio vinto più bandi, posso utilizzarla anche per rendicontarla in due progetti, ovviamente non per le stesse giornate e non per le stesse ore. Quindi potrei rendicontare 800 euro per un progetto, il lavoratore prende 1000 euro, 200 euro per un'altra, quindi i timesheet in questo caso devono essere corretti, nel senso non bisogna incrociare le giornate. Questo succede molto spesso quando si è vincitori di più progetti e il personale assunto potrebbe essere due o tre persone, e quindi per rispondere alla domanda del cofinanziamento, in quel caso il cofinanziamento può servire per entrambi i progetti nella misura in cui la stessa busta paga la posso utilizzare part time per entrambi le cose. E infatti nella pratica poi ti trovi con buste paga originali con più timbri di progetto e più timbri di controllori, perché quando poi viene il collaudo e quindi un controllore a verificare la correttezza della spesa ti pone un timbro. In questo modo quel timbro con eventualmente scritto 50 ore le hai utilizzato per qual, nel momento in cui viene il secondo controllore per il secondo progetto c'è comunque il timbro dell'altro, e quindi si evita l'utilizzo della stessa busta paga per più progetti nelle stesse quantitative di ore. Quindi i controllori, quando vengono a farvi il controllo, timbrano qualsiasi fattura, qualsiasi scontrino, lo timbrano e lo firmano, in modo che non può essere utilizzato per nessun'altra spesa, se l'importo ovviamente è totale. E infatti vengono armati di timbro e vidimano tutto, anche perché tu devi consegnare comunque l'originale, anche l'F24 è in originale. Per quanto riguarda l'F24 ovviamente c'è una certa flessibilità, perché solitamente la prassi vuole che dovrebbe essere effettuato l'F24 per il personale impiegato al progetto, un F24 per il personale non impiegato, però ovviamente per esigenze aziendali l'F24 è unico, e se uno ha 10 dipendenti comprenderà l'importo di 10 dipendenti. Poi se tu hai utilizzato l'importo dell'F24 è comunque più alto e quindi ci rientri, e poi c'è la testa che comunque i contributi li hai pagati quindi tutti i documenti di spesa devono essere giustificati. Giustificati significa annullati, come dicevo prima, devono essere con un timbro solitamente effettuato dal soggetto beneficiario in cui sia scritto spesa sostenuta con fondi del programma, il nome del programma, progetto, come l'avete chiamato voi il progetto, il numero e l'importo. Quindi in una busta paga di 1000 euro, se voi avete utilizzato
il progetto per l'importo di 800, anche se la busta paga è di 1000. Quindi quei 200 euro potrebbero essere utilizzati per altre spese. Questo non vale per i contratti a progetto in cui tutto l'importo è compreso per quel progetto, anche perché un contratto a progetto, nell'oggetto del contratto deve stare scritto il progetto, che è la durata, ovviamente non può essere attiva alla scadenza del progetto, sennò quell'importo non vi viene riconosciuto. Quindi le scadenze sono essenziali. Quindi, quando noi rendicontiamo il personale, occorre presentare il timesheet, che è firmato dal responsabile, il nome del dipendente, la qualifica, le ore lavorate, il codice del progetto, il mese di riferimento e il dipendente che firma. Mi fa sembrare una cosa complicata, ma è solo un foglio in Excel in cui c'è scritto i giorni del mese, quante ore, cioè è abbastanza tranquillo. La lettera di incarico, io poi vi ho portato degli esempi di lettere per il personale interno che per il personale esterno. La lettera di incarico è importante, a parte che è obbligatoria, però è importante anche perché in questo modo il dipendente, eventualmente all'oscuro che la sua busta paga viene utilizzata per il progetto, viene messo a conoscenza che lui deve lavorare sul progetto. Quindi c'è la sua firma sopra, che poi rimane soltanto come comunicazione interna tra dipendente e datore di lavoro. La busta paga, la dimostrazione del pagamento della busta paga e l'estratto conto. L'estratto conto sempre, sempre, qualsiasi, ve lo chiedono in qualsiasi veste, anche se diciamo in teoria il dipendente dovrebbe essere pagato, occorre dimostrarlo. Quindi, dubbi? Vi stanno sembrando complicate? È soltanto delle formalità. Poi rilevanti sono anche degli elementi che sono considerati, dovrebbero essere considerati di carattere generale. Consultiamo il personale. Ovviamente nel caso del privato c'è un'ampia possibilità di manovra. Diverso, ad esempio, se si tratta di università che devono assumere persone e quindi occorre il bando pubblico e le modalità di scelta del personale non dovrebbero essere discrezionali. La tipologia del contratto, il tempo che abbiamo impiegato all'interno del progetto e il tempo che abbiamo caricato sul progetto e la busta paga. Quindi questo è... Ritorniamo sempre alla stessa motivazione che le varie spese devono essere tutte diciamo il più possibile limpidi e trasparenti, in modo che non ci sono possibilità, che poi risponde anche a un criterio di gestione aziendale, cioè nel senso che le regole di bilancio, di correttezza, di economicità, cioè sono di carattere generale, poi all'interno del progetto maggiormente. Quando all'interno non abbiamo delle caratteristiche professionali o dei servizi o qualsiasi cosa e ci vogliamo rivolgere all'esterno, quindi perché una determinata persona risponde, come diceva lei, il musicista ha caratteristiche, occorre che il rapporto tra il soggetto beneficiario del contributo e il soggetto terzo vi sia un contratto scritto, ovviamente, perché il contratto può anche essere stilato tra le parti in maniera tranquilla, non deve rispettare i caratteri del contratto nazionale di lavoro, diciamo. Può essere una scrittura privata in cui si stabiliscono le giornate, l'impegno, il pagamento, i termini per il pagamento, che adesso sono diventati un po' più stretti, solitamente sono 30 o 90 giorni per le attività. Questo puoi fare sia contratti con persone cioè fisiche o anche con società che ti svolgono il servizio, non so, delle pulizie, tu fai un contratto per le pulizie, le fai svolgere all'esterno, oppure con persone fisiche che hanno determinate caratteristiche o ti servono per la realizzazione del progetto. Quindi
Questo viene utilizzato sia per i contratti di lavoro a tempo indeterminato o anche per consulenti che ti fanno fattura, perché i soggetti che hanno la partita IVA possono diciamo ovviare al contratto di collaborazione. Tu li puoi in attività, loro ti rilasciano la fattura e tu gliela paghi. Ovviamente anche in questo caso, anche con il consulente, occorre un contratto, una lettera di incarico che il consulente firma e che poi sarà presentata agli atti. Anche il consulente nella fattura, ad esempio se facciamo un corso o il docente, occorre dettagliare le ore che ha impiegato, quindi tariffa oraria 100 euro l'ora per 5 ore di docenza, eventualmente costi di trasporto se il docente si è spostato da Bari per venire, devono essere tutto dettagliato già nella fattura del consulente, perché mentre per il contratto a progetto solitamente si tratta di un importo onnicomprensivo e quindi 30.000 euro l'anno, tutte le spese che sostieni sono un problema tuo. Il consulente che svolge l'attività all'interno del progetto, solitamente lui ha una tariffa oraria che può, diciamo, modificare in base, però avendo lui, mettendo fattura, la sua tariffa oraria quella è. Quindi eventuali costi di trasporto, di diarie, cose, si contrattano invece antecedentemente. Però poi lui le deve dettagliare in fattura, perché se non sono dettagliate voi non riuscite a dimostrare di avergliele pagate. Cioè, potrebbe poi risultare un costo troppo alto che avete sostenuto. Invece se in quel costo sta il trasporto, il rimborso chilometrico, il pranzo, potete giustificarlo in questo modo. E all'interno della fattura tutto è rendicontabile. Quindi se eventualmente il consulente o un ingegnere che sta nell'albo deve pagare il 4% della cassa degli ingegneri, dei geometri, quindi qualsiasi importo che l'ingegnere sostiene perché ha, voi lo potete rendicontare. Quindi rientra quindi il compenso che il libero professionista, compreso di tributi, più utilizzata la modalità della fattura che del contratto a progetto, specialmente in progetti che riguardano più attività. Fattura come può essere ricevuta, non per forza con partita IVA, perché il contratto di collaborazione è un po' più importante rispetto alla fattura, nel senso anche la devi comunicare all'ufficio del lavoro, devi fare la busta paga. Invece la fattura, tu fai l'accordo col consulente, la firma e poi ti presenta la fattura, la paghi, punto. Però ovviamente dipende dall'economicità, quanto deve essere utilizzato all'interno del progetto. Se deve essere, il progetto dura un anno e tu lo devi usare per 6 mesi, là occorrerà, a parte la scelta anche del consulente se lo vuole o no, perché poi la sua anche diciamo col contratto di collaborazione è più sotto la responsabilità del direttore di progetto. Comunque anche il libero professionista deve essere guidato dal responsabile di progetto. Lui nel momento in cui presenta la fattura solitamente gli viene anche richiesto un report delle attività che ha fatto durante il periodo, poi viene allegato alla rendicontazione, che poi può essere anche una paginetta in cui scrive che cosa ha fatto, specie per quelle attività qua, mercato, studi di fattibilità, oltre allo studio di fattibilità che deve essere allegato, deve dire che cosa ha fatto in questo periodo quindi come dicevo l'attività deve essere svolta sotto la supervisione del beneficiario. E il costo, ovviamente, nonostante diciamo la flessibilità e il libero mercato, e quindi se io riconosco un valore aggiunto a quel consulente lo posso prendere e pagare anche di più, deve ovviamente non essere le categorie assunte, ad esempio all'interno dell'azienda, che ingegneri, 5 anni di esperienza e hanno una busta paga
cioè rispondere sempre a dei criteri di economicità. Poi la libertà di contrattazione tra associazione e consulente ci sta tutta, quindi se tu l'avevi anche previsto nel budget, l'ente erogatore te l'ha approvato il budget, ti ha riconosciuto il finanziamento, che poi a volte noi possiamo anche nel budget prevedere un ingegnere che ha un compenso di 10.000 euro. Poi successivamente, quando iniziamo il progetto, al posto di prevedere un ingegnere a 10.000 euro, ne prendiamo 2 o 5.000. Cioè, l'importante è che l'importo rimanga lo stesso. Possiamo anche frazionare l'importo in più attività o non... Come possono essere rendicontate queste attività? Possono essere rendicontate il progetto. Quindi nelle prestazioni a corpo, oggetto del contratto e lo svolgimento dell'attività o del servizio, per il quale il pagamento viene giustificato dall'effettivo valore dell'opera o del servizio. La redditività in questo caso deve essere comprovata dalla fattura, dal curriculum e dalle relazioni delle attività. Quindi come per le materie prime, cioè come per gli acquisti di attrezzature, per il personale. Le modalità sono sempre le stesse, quindi non ci sono soltanto delle formalità in più o meno, però tutto ciò che è facilmente identificabile con fattura, con pagamento, vengono tranquillamente rendicontate, non ci sono nessun tipo di problema. Non so, voi vi siete trovati a dover prendere consulenti o contratti di... Cioè, tipo tu all'interno dell'associazione avevi un contratto di collaborazione? In questo bando specifico, diciamo che le risorse umane che abbiamo impiegato sono alcune che fanno parte dell'associazione e che quindi riceveranno un minimo compenso, e poi due persone esterne alle quali faremo una lettera di incarico. Però siccome il progetto dura in tutto 2 mesi, quindi con ricevuta o fattura? Con ricevuta, sì. Non, nessuna collaborazione diciamo continuata? No, anche perché cioè, è un bando di 3.000 euro in tutto, okay. Quindi sì, dura giusto 2 mesi, e quindi non... E comunque sono delle attività specifiche, sono diciamo 3 attività diverse che hanno dei tempi specifici, quindi limitati nel tempo. E a livello comunale? Sì. Invece tu quando hai fatto queste... Io quando avevo il progetto per assumere avevo fatto dei contratti di collaborazione occasionale. Invece attualmente io sono stata assunta da un'associazione con contratto a tempo determinato per la durata del progetto, quindi faccio il timesheet mensile. Lo conosci? Sì. Quindi non è così ostico come può sembrare, è soltanto una tabella riepilogativa delle attività o delle ore. Sì, infatti. E voi non utilizzate consulenze? O? Sì, noi proprio perché è un progetto più grande rispetto a quelli che abbiamo sempre svolto noi, ci siamo avvalsi dell'aiuto di un ovviamente consulente del lavoro che ci cura tutta questa parte. Eh sì, che è diciamo la parte un pochino più complicata se uno non ha le competenze all'interno dell'azienda da gestire per la redazione delle buste paga o... formalità di pagamento delle tasse, l'F24 del 16 del mese, oppure il pagamento delle fatture al consulente o delle ricevute con l'inserimento poi dell'F24 nel mese successivo. Quindi se io pago la fattura del consulente oggi, nel 16 del mese successivo dovrò all'interno dell'F24 comprendere l'IVA, che la ritenuta che gli ho riconosciuto, diciamo. E quindi questo è importante perché, a parte per una questione proprio legale e quindi di normativa, perché poi loro avranno una certificazione della loro spesa per la dichiarazione dei redditi, quindi è necessario effettuarla, anche perché se ci sono pagati in ritardo gli interessi sono molto elevati, perché è proprio un...
quindi il consulente del lavoro, chi se lui, gli spiegherà queste. Quindi quella di prima era una prestazione a corpo, questa invece è una prestazione a rendiconto, dove lo svolgimento del servizio o lo svolgimento del contratto è l'attività o servizio per i quali il pagamento è giustificato dal numero di giornate uomo effettivamente lavorate. La rendicontazione è supportata anche in questo caso dal timesheet, dalla fattura, dal mandato di pagamento, dalle relazioni, quindi le formalità sono sempre le stesse. I principi con cui voi vi approvvigionate di servizi o personale o consulenze sono sempre gli stessi: di trasparenza, non discriminazione, concorrenza e parità di trattamento, che poi sono i principi cardine di qualsiasi altra attività. Quindi sono ammissibili le spese che sono sostenute dal beneficiario, che sono quindi in stretta correlazione con le attività previste dal bando per la realizzazione degli obiettivi. Nella decisione di approvazione del progetto, quindi molto spesso se noi partecipiamo a un bando che ci vogliamo avvalere, ad esempio di un'associazione culturale, tra noi, io soggetto diciamo che voglio presentare il progetto, faccio una specie di convenzione, una convenzione tra me e il partenariato. Questa convenzione può essere sia a titolo economico, ma anche a titolo gratuito, perché poi abbiamo fatto la convenzione, quindi abbiamo creato un legame io e te e possiamo partecipare al bando. In modo che nel momento in cui il bando eventualmente viene approvato, le regole tra me e te sono già scritte dalla convenzione, perché poi potremmo presentarci al bando, poi nel momento in cui lo vinciamo, tu non sei d'accordo sulle attività, io non so, invece abbiamo una convenzione stipulata tra i due soggetti che hanno presentato, in cui tu ti sei impegnato a fare quelle attività e ti hai riconosciuto quell'importo, io mi sono impegnato a fare delle altre, quindi una convenzione è molto utilizzata per, soprattutto per le associazioni o cose di o enti, diciamo, di piccola entità, anche eventualmente le convenzioni si possono fare anche tra associazioni e università, quando si utilizzano ad esempio gli stagisti, quindi si firma una convenzione. All'interno dei nostri progetti molto importante è anche la voce dei viaggi e soggiorni. Viaggi non è che intendiamo cose trasferte di grandi entità, ma anche quella di briefing svolti, ad esempio se un soggetto prevede un partner a Putignano, un Ammottolo, una Gioia, quando ci si sposta per effettuare delle attività negli altri comuni. Quindi il costo della trasferta intende la macchina o il pullman, il treno che si... quindi non per forza biglietti di aerei o cose di questo tipo. Quindi sono rentabili se strettamente connesse all'esigenza del progetto, quindi molto spesso quando si fanno delle riunioni di partenariato, quindi che un partner è su Bari, uno è su Putignano, uno su Gioia, quando ci si sposta vengono rendicontati queste spese. Può essere stabilito o un pagamento dettagliato di queste spese, e quindi tu presenti il pagamento della benzina, eventualmente del pranzo, oppure si stabiliscono delle diarie. La diaria è un importo che viene stabilito in maniera fissa per giornata di lavoro. Quindi se la riunione è stata fatta a Bari, ti danno un forfè e con quello tu devi fare viaggio, pranzo... Spesso vengono utilizzate le diarie per le missioni all'estero, perché con i cambi, le cose, uno dà un importo fisso se la vede il soggetto. Infatti è stata proprio introdotta la possibilità di importi forfettari per tutta la spesa di viaggio, ad eccezione del biglietto aereo, il biglietto diciamo del treno che viene... siccome è più facile dimostrare il pagamento, però se uno poi va a mangiare un panino nel bar, al posto di presentare lo scontrino, viene ricompreso all'interno della diaria, se no non se ne esce più, anche proprio il povero controllore che deve vedere tutte le carte. Infatti noi per alcuni viaggi che all'interno di corsi finanziati abbiamo fatto dei progetti sull'edilizia ecosostenibile, all'interno sempre di progetti di formazione finanziati da Fondo Artigianato, e abbiamo portato delle persone all'estero. In quel caso abbiamo accumulato tutto un insieme di spese sostenute all'estero in un'unica, diciamo, voce,
perché poi tutti gli scontrini, le cose ce le avevamo, però lui non è che si è messo a vedere tutte le spese, ovviamente anche perché nel nostro budget avevamo previsto un importo, metti 10.000 euro, se io poi sono rientrata, per lui non c'è nessun tipo di problema o di giustificazione, quindi in questo senso. Per quanto riguarda invece i costi che, durevoli, in questo caso bisogna considerare quello che è l'ammortamento, perché se io acquisto un bene, quale può essere anche una sede, un bene che è soggetto a un uso per più anni, ciò che posso rendicontare all'interno del progetto non è il valore del bene, perché il bene io poi lo userò per 20 anni. Posso rendicontare l'ammortamento, la rata dell'ammortamento. Quindi se ad esempio un bene è ammortizzato per un periodo di 10 anni, il progetto dura 5 anni, io lo ammortizzo per i primi 5 anni, poi gli altri 5 anni saranno a carico dell'ente. Quindi il costo ammissibile all'interno è solo l'ammortamento, che è stabilito in relazione a quelle che sono le normative fiscali e tributarie, che la vita utile di un bene è decisa già, non è che possiamo deciderla noi, e sia dall'utilizzo che noi facciamo all'interno del progetto, specie ad esempio nel caso di attrezzature. Voi pensate a un'azienda agricola che compra qualche macchinario per l'olio, in questo caso il bene, che ha una durata di più anni, viene ammortizzato per la durata del finanziamento, poi gli altri anni comunque uno l'avrebbe comunque comprato il bene, quindi bisognerà comunque calcolare quello che è il costo rendicontabile nel progetto. Probabilmente tutti i casi che vi sto illustrando voi non è che li ritroverete tutti i giorni, perché ovviamente dipende dall'attività che dovete svolgere, dal progetto che era per illustrarvi tutto. Poi ovviamente se voi avete delle specificità all'interno di un corso, di un progetto, fate la domanda, però ovviamente io non credo che voi all'interno dei vostri progetti andate a comprare un macchinario che avrà un edificio, però è possibile, quindi in quel caso, oppure una macchina o qualcosa che serve, non lo so, una ludoteca, comprate una macchina per fare il trasporto dei bambini, no, quella macchina ovviamente ha un ammortamento, che se la macchina fosse aziendale per un tot numero di anni, poi se il finanziamento copre 3 anni l'ammortizziamo per 3 anni, cioè il costo di 3 anni può essere finanziato. Per esempio un pulmino per una ludoteca ci potrebbe stare. E quindi per calcolare il costo che rendicontabile all'interno, sì, come il leasing. La prendi al leasing, però poi alla fine devi... Se prendi il noleggio, sì, soltanto che voi appena... Cioè, mentre con l'acquisto, no? Tu ti puoi ammortizzare il bene, alla fine continui a pagartelo e ti rimane. Con il noleggio, quando finisce il progetto, poi lo devi restituire, tu non puoi più usufruire dello stesso servizio. Il differente potrebbe essere il leasing. Cioè, poi lì sta una valutazione economica del costo, quanto vale il bene, cosa conviene. A volte molte aziende ormai le macchine le prendono in leasing, in modo che alla fine possono riscattare il bene oppure sostituirla con una nuova, e ti togli tutti i problemi di taglianti, cose, la macchina è sempre efficiente, però il costo del leasing è sicuramente un costo più alto del costo dell'ammortamento del macchinario, del bene. Il noleggio, molte aziende ormai si stanno adottando su un noleggio di lunga durata, ci sono anche molte aziende... lo acquisti per un, cioè lo prendi in noleggio per un periodo molto lungo, in questo caso il prezzo è più basso. Sì, anche i computer. No, l'ho finito. No, parla qui. No. Sì, anche il computer o quello che possa, perché poi alla fine del periodo del noleggio lo restituisci e tu ti prendi un bene che è sempre più nuovo sul mercato. In questo modo ci sono anche diciamo dei vantaggi, perché il noleggio, se è previsto dal bando, ti viene riconosciuto al 100%, nel senso, se tu lo inserisci in fase di realizzazione del budget, lo inserisci e
Io ho visto molti che fanno appunto un sistema di noleggio per personal computer, che poi sarebbe il fatto dei telefonini di oggi, che dopo 3 anni o rimani o ti prendi quello nuovo, cioè 2 anni. Sì. Sì, gli scanner, macchina fotocopiatrice, che tu paghi il noleggio e hai il toner, l'assistenza, però devi garantire un certo numero di fotocopie, o comunque le paghi lo stesso, anche se non, cioè tu paghi un tot mensile per un tot di fotocopie, poi se ne fai di più le paghi una fesseria, però il costo di quelle cose è un costo fisso mensile, che bisogna considerare un rapporto costi-benefici di quanti utilizzano la stampante, quante copie fai in un mese, cioè valutare se, perché altrimenti con quell'importo tu in 3 mesi te lo sei comprato lo scanner, il fotocopiatore, quindi se lo utilizzi meno. Però poi c'è il problema dell'assistenza, che se ti si guasta, là l'assistenza è è una scelta aziendale, sì, è una scelta aziendale a seconda della tua previsione di utilizzo. Cioè, per chi fa pochi, ad esempio, in concezione della macchina, fa pochi chilometri, può non aver senso prendersi un noleggio, perché è molto più costoso. Se uno fa tanti, non mi viene il termine, quelli che con un rappresentante che utilizza la macchina per tutto, in quel caso la prende a nolo e lui non ha problemi tagliando, problemi di usura gomma, problemi di, cioè deve pagarsi forse solo l'assicurazione, forse per darsi pure che è tutto completo. Dipende, poi è una scelta, diciamo, di carattere manageriale, non, sicuramente non sindacabile. E quindi il periodo in mesi del bene per la realizzazione fino alla data di consegna moltiplicato per il periodo di ammortamento. C'è un periodo convenzionale legale in cui c'è scritto i macchinari vanno ammortizzati per 5 anni, cioè è tutto, non possiamo svincolarci. Questa è in divisione per il costo storico del bene e la percentuale di utilizzo delle apparecchiature all'interno del progetto. L'importo che viene è il costo rendicontabile. Vi faccio presente che il costo storico è un costo, diciamo, che è soggetto a valutazione, quindi questo entriamo in principi di carattere contabile, comunque all'interno del bilancio quando si inseriscono delle attrezzature o viene valutato in base al costo storico, al costo di acquisto, al costo, non so, ne avete a conoscenza. Comunque, se acquista bene, ricordatevi che si può rendicontare il costo dell'ammortamento. Per quanto riguarda i materiali di consumo, quali possono essere cancelleria, fogli, penne, tutto ciò che di carattere necessario alla realizzazione del progetto, è solitamente che si consuma, cioè, non ha una vita per tutta la durata. Come materiale di consumo no, sono proprio spese di pubblicità. Sì. Il materiale di consumo sono, cioè, quelle attività accessorie legate alla... Poi vi farò vedere, diciamo, quali possono essere le spese, quali possono essere spese di pubblicità, spese per acquisto, spese per promozione dell'iniziativa, che possono essere rendicontate tranquillamente con fattura in cui tu dimostri di aver pubblicizzato l'evento su più dei giornali o aver fatto un meeting, aver stampato le locandine, i poster dell'iniziativa, e quello è tutto rendicontabile nella misura della percentuale in cui richiede il bando, perché tutti questi bandi ultimi anche sulla promozione del territorio, promozione culturale, lì comunque è essenziale la pubblicità, perché se tu fai un percorso ecogastronomico e poi non lo sa nessuno, e quindi la pubblicità o la valorizzazione, la diffusione dell'informazione su siti internet è considerata vitale all'interno del progetto, perché sennò l'iniziativa che tu fai
gli ecomusei o la ciclopasseggiata nella rovine, non lo so, qualcosa. Non rientrano in questa spesa quelli che possono essere il materiale per il magazzino, cioè se tu ti fai delle scorte oppure le fotocopie, perché queste rientrano nelle spese generali e quindi in quel caso abbiamo detto che vengono calcolate in un forfè. Tutto ciò che è necessario per la realizzazione dell'obiettivo di progetto può essere inserito nel budget ed essere rendicontato, perché probabilmente le esperienze che avete avuto vi fanno ristretto il campo o a personale o a spese di carattere generali, però anche l'evento, il convegno, l'arrivo dei relatori o l'alloggio dei relatori, qualsiasi cosa legata a un'iniziativa, anche il coffee break all'interno del convegno, tutto può essere, cioè nel momento in cui tu dimostri il pagamento, l'avevi scritto nel budget, avevi segnato 5 eventi su carattere in Puglia, nelle varie province, no? A seconda dell'obiettivo che tu vuoi raggiungere, se tu vuoi fare un progetto a livello regionale, non ti puoi fermare a Bari, comunque devi fare un'iniziativa a Foggia, una a Lecce, una a Brindisi, e quindi gli spostamenti, l'affitto della sala, le hostess, cioè qualsiasi. L'importante ovviamente è la finalità che il bando richiede, cioè che cosa ti ha richiesto il bando e tu che cosa vuoi raggiungere con il tuo progetto. Quindi non. Sembra che sta per piovere. Ho il microfono. Vabbù. E arriviamo poi alla parte un po' più pesante, nel senso i controlli. I controlli vengono effettuati, possono esserci dei controlli di primo livello, e quindi solitamente vengono effettuati, sono quei controlli standard che vengono effettuati alla fine del progetto, in cui verificano la spesa, tutto in ordine, saldo, e quindi il progetto finisce. Oppure ci possono essere delle verifiche in corso in itinere, specie quando tu hai stabilito delle attività periodiche o per i corsi di formazione, se realmente in quel giorno il corso c'era, invece il corso era fasullo, fatto così, e quindi arriva il controllore e non trova né il docente né gli alunni. Oppure un controllo di secondo livello che viene effettuato poi a campione successivamente all'erogazione del saldo, ed è un pochino più stretto, cioè molto più rigido, però ovviamente è a campione, non è su tutti. E poi solitamente chi ha conservato le carte per il primo controllo le conserva, cioè avendo stabilito l'obbligo dei 5 anni di conservazione della documentazione. L'unica cosa un po' più complicata è quando si presenta un controllo dopo 4 anni che tu non ti vai a ricordare le attività che hai fatto, cioè è un po' più complicato, diciamo, da gestire, però se tu hai il faldone con tutta la documentazione, sperando che il personale non sia cambiato nel frattempo, si ricorda tutto quello che, riaprendo le carte. Solo. Nelle verifiche in loco, abbiamo detto, servono proprio per controllare che quello che noi abbiamo scritto, molto spesso si tratta dei corsi di formazione in cui il calendario delle lezioni viene inserito in alcuni portali, no? Piattaforme in cui tu sai le giornate, anche ad esempio in questa giornata noi sappiamo che oggi c'era il corso, potrebbe venire, diciamo, il controllore a verificare se noi o voi stanno qui, e quindi in quel caso, diciamo, tu non puoi cambiare la giornata, la dovresti comunicare all'ente che modifica la giornata sulle eventuali piattaforme o gli eventuali centri di informazione. E quindi non, quando viene un controllore, che poi è una prassi che anche sul tuo progetto di 3.000 euro alla scadenza tu dovrai comunque fare, non, la piccola, cioè il quantitativo dei fondi è rilevante rispetto al controllo, perché possono essere progetti di milioni di euro, la stessa tipologia di controllo di quello da 1.000 euro. Quindi occorre verificare la sussistenza della documentazione che dimostra il suo corretto finanziamento sul programma e giustifica quindi il diritto ad avere avuto il contributo.
la completezza e la coerenza della documentazione con quelle che sono le nostre, la normativa nazionale comunitaria di riferimento, e la correttezza della documentazione da un punto di vista normativo, quale può essere civilistico e fiscale, e l'ammissibilità della spesa che deve essere sostenuta nel periodo del progetto. Occorre dimostrare anche l'assenza, se noi abbiamo acquistato per questo computer, l'abbiamo inserito in un progetto, non possiamo avere altri fondi per lo stesso acquisto, perché si tratterebbe di un cumulo di finanziamenti sullo stesso bene, e questa cosa è illegale, quindi non è ammessa. Cioè, nel momento in cui solitamente si firmano delle autocertificazioni, che ovviamente hanno valenza penale, in cui tu dichiari che per quell'acquisto non hai già utilizzato altri contributi e altre agevolazioni, un'autocertificazione, una dichiarazione di assenza di eventuali altri contributi per quel bene, poi puoi averne acquistato un altro, non ci sono. Quindi le vie amministrative non sono sufficienti soltanto a garantire la legalità e la regolarità, ma sono anche previste su base campionale, anche se tu hai fatto tutto in regola, ogni tanto può succedere. E ovviamente i controllori devono verificare la legittimità e la regolarità della ciascuna operazione. Non so se volete fare una pausa, continuiamo, non lo so come volete, sono l'una. Visto che... va bene, no, vedevo che si stavano... io devo stare qui. ok, per quanto riguarda solitamente quando un progetto viene ammesso a finanziamento, vi è una prima parte che viene data come anticipazione, cioè senza che tu svolgi nessuna attività ti viene dato una che può essere solitamente il 50, il 20%, che risponde sempre alla logica, tanto c'è la fiduzione, io sto protetto. A volte invece non c'è anticipazione, ad esempio per l'Interreg, e quindi tu devi anticipare un tot di spese fino alla prima rendicontazione. Quindi tu le anticipi, poi presenti la rendicontazione e ti si pagano. E quindi quando hai l'anticipazione poi procedi per stati di avanzamento e quindi fai l'attività, la rendiconti, la presenti, ti pagano. Il saldo solitamente raggiungiamo una percentuale bassa, solitamente nel corso di vita del progetto tu hai avuto sempre sull'80-70%. Il saldo, quindi quella differenza, che poi non sempre viene, cioè non sempre tutti utilizzano il 100% dei fondi disponibili, cioè molto spesso non riesci a rendicontare tutto e quindi il saldo può anche essere inferiore all'importo finanziato. Ti viene erogato solo alla fine dopo il collaudo. Se trattasi di progetti di questa entità, si tratta di un controllo prettamente delle carte. Se si tratta di progetti per la realizzazione di opifici, qualcosa legato, diciamo, c'è proprio un collaudo proprio tecnico del macchinario che deve dimostrare di lavorare. Quindi, ovviamente, l'importo non può superare l'importo che tu hai ottenuto come finanziamento. Quindi qualsiasi spesa, anche un euro che tu hai sostenuto in più, ti viene tagliato. Quindi non possono essere riconosciuti importi più alti, altrimenti non saranno rimborsati. Prima di andare avanti, vi volevo far vedere degli esempi di timesheet o lettere di incarico, in modo da darvi proprio concretezza di quello che stavamo parlando. Ad esempio, un timesheet. Che cosa è? Vediamo un po' se lo apre. Allora, vabbè, questo diciamo è del mio ente. Il progetto, quindi il nome del progetto, l'ente che ha lavorato, il nominativo della persona che ha lavorato e eventuale numero del progetto, l'attività, il ruolo, il mese e l'anno. E poi c'è le attività, ad esempio il giorno 6 del mese, quante ore ha lavorato,
e sotto ci sarà la firma del dipendente che ha lavorato in questa attività. In questo modo, questo viene fatto su base mensile. Mi raccomando, non sbagliare a mettere che hanno lavorato di sabato, domenica, perché se la normativa nazionale sul lavoro non prevede che voi lavorate di sabato, sarebbe un'incongruenza e quindi non verrebbe riconosciuta, perché a volte a noi è successo che abbiamo fatto dei briefing, degli eventi di domenica, quindi noi abbiamo rendicontato anche la mia stessa persona e poi non è possibile per me lavorare di domenica, salvo eventuale autorizzazione del rappresentante legale che mi autorizza a lavorare di domenica e poi di non lavorare di un giorno in settimana. E quindi ci sono dei contratti. In che senso? Nel senso, io parlavo qua di persone strutturate o di collaboratori a progetto. Se le attività sono appunto eventi, tipo un concerto che comunque è previsto di domenica. In quel caso sì, ma io ad esempio che sono inquadrata come dipendente, appunto, che lavoro dal lunedì al venerdì. Facendo riferimento ai contratti nazionali. Ovviamente, sì. Oppure se io lavoro come dipendente di sabato o di domenica, mi deve essere riconosciuto poi o il giorno libero o lo straordinario, altrimenti sarebbe un utilizzo improprio del mio contratto. A noi a volte è capitato e il controllo ci ha detto: spiegami perché hai lavorato di domenica. Ovviamente poi ti devi prima tutto andare a ricordare perché quel giorno hai lavorato di domenica e poi se c'è un evento di carattere pubblico e quindi c'è stata una pubblicità, ma una riunione fatta di domenica la devi dimostrare col fatto che ad esempio altri stanno fuori, ci siamo riuniti di domenica. È difficile, diciamo, se l'evento è come dici tu che raccoglie pubblico è tranquillo, però se siamo tutti dipendenti di enti, perché ci siamo incontrati domenica? Ci siamo incontrati domenica perché? Per un fine, per una... E quindi lo devi dire. Poi se non sei assunto a tempo, puoi lavorare notte, giorno, mattina, sera. Non c'è nessun tipo di problema. L'incarico interno. Qui vabbè, l'ente... L'oggetto del contratto, il numero di protocollo è importante perché è in correlazione al giorno o comunque il mese. Cioè, come protocollo non posso mettere un protocollo a dicembre con la data. Quindi il progetto, il sottoscritto in qualità di segretario, presidente dell'ente, incarica ad me, che sono assunta presso di lui, di svolgere l'attività all'interno del progetto, vuole essere direzione, segreteria, e come notate è importante stabilire il periodo, quindi ad esempio da luglio ad aprile, e all'interno del progetto lavorerò 67 ore, essendo il mio contratto di lavoro pari a 8 ore al giorno, pari a 8 ore, poi potrebbero esserci contratti che prevedono 7 ore, 6 ore, quelli che fanno i rientri. È importante stabilire quindi sia il periodo e sia le ore lavorate. Come notate sulla lettera di carico, per me che ovviamente sono dipendente, non c'è nessun tipo di riferimento al prezzo, perché sono attività che io svolgo perché sono dipendente, non vengo ripagata in più perché faccio altre attività, no. E la firma della... Questa qua deve essere tenuta agli atti, perché il controllore deve verificare che io dipendente so di essere stata messa su quel progetto, quindi io dovrei avere una copia come dipendente della lettera firmata. Questo se la persona è dipendente. Se invece noi prendiamo un contratto a progetto, no, non era questo, questo qui invece è un contratto a progetto, ad esempio per un tutoraggio, anche in questo caso è una scrittura privata tra l'ente capitale, diciamo il soggetto beneficiario, e chiunque. Occorre che ci sia inserito l'oggetto dell'incarico, quindi in questo caso la persona faceva la tutor, nell'ambito del progetto, nome del progetto, codice finanziato da, e quindi l'ente, il soggetto che ha stata assunta per il ruolo di tutoraggio, e poi che cosa deve fare? Deve fare l'incarico di tutor all'interno delle attività. L'incarico prevede un impiego di ore da svolgersi presso la sede,
la via e il numero. Il costo orario è stabilito per un totale al lordo delle ritenute. Anche in questo caso, vedi, la differenza è che qua è previsto il costo, cosa che nel dipendente no. Il periodo di svolgimento, le attività dovranno seguire il calendario didattico, quindi il timesheet o comunque il programma del progetto. Qualsiasi materiale, documento che il tutor presenta, qua stiamo parlando di tutoraggio, però anche qualsiasi attività di carattere intellettuale che la persona svolizza all'interno di un progetto non è di sua proprietà, cioè rimane al progetto. Se tu fai una relazione, quando finisce tutto, non proprio l'opera intellettuale, anzi non dovresti neanche divulgarla o... Solitamente nel contratto progetto viene stabilito che potrà utilizzare le attrezzature, il materiale, diciamo la cancelleria. A volte il collaboratore deve stare presso la sede e quindi avrà la scrivania, cioè può utilizzare tutto l'ufficio e come qualsiasi altro dipendente. Può anche recedere anticipatamente al tratto, basta ovviamente darne una comunicazione. Quindi diciamo, tranne le caratteristiche di qualsiasi tipo di contratto, quale l'importo, la durata, può essere una certa flessibilità tra, e poi ci deve essere la firma ovviamente di rappresentante legale del dipendente. Questa è una copia, se è un contratto a progetto, una copia va data al dipendente, cioè alla persona che assume, una copia va data all'ente e una va comunicata all'INPS, perché comunque anche nei contratti di collaborazione l'INPS è informata delle assunzioni per la gestione separata della nostra probabile futura pensione. E quindi, e niente, questo era un esempio. Questo è importante perché quando noi assumiamo a tempo il collaboratore a progetto, come abbiamo detto, ci deve essere la lettera di incarico, il contratto, il timesheet, la busta paga, l'estratto conto. Busta paga, il pagamento e l'estratto conto. Ed è essenziale questa cosa. Per rispondere alla domanda, diciamo, di prima sul cofinanziamento, ci sono dei progetti di formazione che tu metti il personale assunto come cofinanziamento e ti fanno formulare una specie di documentazione, ad esempio questo era un progetto di formazione, in cui scrivi le persone, cioè determinate buste paga e le orarie che loro hanno lavorato all'interno del progetto. Questo importo tu certifichi il cofinanziamento con la motivazione, cioè spiegando che queste persone hanno lavorato a queste ore all'interno del progetto per un totale di 2.570 euro. Quelle ore che queste persone hanno dedicato al progetto, io ho avuto un mancato introito all'interno della mia azienda perché non hanno lavorato per la loro gestione normale, tipo questi erano autisti e hanno fatto un corso. Quindi quelle ore che io ho perso, e quindi questi non hanno fatto l'autista, ma hanno fatto il corso di formazione, è un cofinanziamento. E quindi proprio si attesta sia il tempo che gli oneri del personale impiegato per le attività concorsuali e le pratiche, diciamo. Questi corsi, quindi, non sono, cioè non è che l'ente che mi attribuisce il finanziamento a 2.576 euro, come no, questo importo viene considerato il cofinanziamento mio, quindi quanto io ho partecipato al progetto. In questo caso poi devo allegare le buste paga di quella, cioè se io qua ho dichiarato che queste persone hanno lavorato 32 ore, basta una busta paga perché 32 ore si raggiunge. E devo legare la busta paga e la dichiarazione del dipendente che dice che ha partecipato al corso per 32 ore presso la ditta o presso l'ente dove era effettuato il... Quindi questa è una forma di cofinanziamento in natura, cioè con la busta paga del lavoratore. E poi vi volevo far vedere... Quindi il mancato reddito, beh, esempi di fatture di buste paga. Non,
Molto spesso è anche essenziale conservare insieme alla fattura anche la bolla di accompagnamento. Questa è proprio una normativa, diciamo, anche di carattere fiscale, cioè se vi hanno consegnato qualsiasi tipo di attrezzatura o materiale di consumo, è allegata la copia, cioè specie se il trasporto è arrivato fino a qui, l'ha allegata insieme alla fattura, in modo che vi è una correttezza, diciamo, contabile. E nel momento invece in cui noi stabiliamo la migliore offerta, quindi il preventivo, la cosa, bisogna comunque conservarla insieme alla documentazione. Infatti noi in questo caso abbiamo chiesto del corso di guida sicura che abbiamo fatto per i camionisti, diciamo, anche se gli autisti, loro ci hanno presentato il loro preventivo dettagliato, specificando che era all'interno del progetto, già nel preventivo, e hanno scritto che cosa intendevano fare, cioè quante giornate, quanto costava, come era strutturato, l'IVA e come venivano effettuati i pagamenti. Questa documentazione viene comunque conservata agli atti perché se io poi ho scelto questo fornitore, oltre alla fattura avrò anche l'eventuale accordi che ci sono fatti in tal senso. Perché ho scelto lui? Perché lui mi offriva questo prezzo, questa cosa, specie per fatture come questa che era abbastanza esosa, di 24.000 euro. Non è importante la conservazione. Domande? Dubbi? Sì, è proprio. Vabbè, questi ci avevano dato i dati della cosa. Vi faccio vedere, che poi lo strutturo meglio dopo, un formulario per la rendicontazione di un progetto. Questo era proprio quello gestito per la valorizzazione di determinate aree della città di Bari. Quindi, come vedete, vi è il codice identificativo del progetto, che sarebbe questo, il primo SAL, quindi questa è stata una rendicontazione effettuata per l'erogazione della prima tranche di contributo. Vabbè, il titolo del progetto, io qua ovviamente ho modificato alcuni dati, e quando lo abbiamo compilato, il soggetto responsabile, che in questo caso eravamo noi, perché questo viene effettuato da ogni capofila. E quindi questo era il budget di progetto. Quindi nel budget di progetto c'era scritto il codice di spesa identificato da un numero, orientatori del settore artigiano, questa era la cartapesta e sulle icone, quanto il tutoraggio, lo start-up, la categoria di persone che dovevo impiegare, le ore dedicate al progetto nel suo totale. Io, quando ho stabilito questo progetto, avevo previsto due persone per 512 ore, per un totale di 1.024. Questo numero può, ovviamente, come vi dicevo io, cambiare. Al posto di due ne posso prendere. L'importante è che non può cambiare questo importo, perché loro, per la voce 17, che è orientatori al settore artigiano, cioè quali poteva essere la persona che, cioè il maestro, diciamo, della cartapesta, il maestro dell'icona, riconoscevano 20 euro l'ora. E quindi, anzi, questo era proprio questa attività, vedete, stanno scritte dopo. Uno sportello attivo 16 ore a settimana per 2 anni. Quindi questo progetto voleva creare nuove opportunità di lavoro. Quindi con uno sportello che dava informazioni di carattere generale sullo start-up, eventuali bandi. E poi c'erano dei cicli formativi, di sei cicli, di 20 ore a tematici. Ad esempio, se qualcuno voleva sapere i nuovi finanziamenti, creavamo il corso, o partiva comunque dal basso la richiesta di cosa volevano, così come è partita dal basso la richiesta del corso per gelatai, che volevano fare questo corso. Poi era previsto il tutor d'aula, più questo, perché era, speri, impiccioliamo un po', il tutoraggio nelle varie corsi che abbiamo fatto, l'affiancamento tecnico con degli specialisti e i laboratori didattici, che sono proprio quelli là che volevi fare tu, quelle totti. I laboratori didattici prevedevano un maestro a 30 euro l'ora
per 144 ore. Quindi il nostro budget di progetto all'origine era pari a 82.000 euro. In questo caso, questo progetto ha avuto un cambiamento, abbiamo chiesto una variante, perché avevamo visto che in quel quartiere di Bari lo sportello non veniva utilizzato. Cioè noi stavamo lì, non passava nessuno, nonostante informazioni, avevamo messo sul sito. E quindi se nessuno veniva, immagina tu se noi li potevamo far fare degli stage, se non avevamo utenza. Quindi abbiamo chiesto questo importo, che era adibito ad assicurazioni e rimborsi spese, nel momento in cui abbiamo fatto il bando. Avevamo previsto questa cosa, perché se tu mandi una persona a fare uno stage presso qualsiasi azienda, gli devi comunque pagare l'assicurazione, gli devi pagare le spese di trasporto. Quindi noi avevamo previsto di mettere 90 persone in stage presso aziende a 130 euro l'ora. Questa voce di budget, non avendo noi persone che venivano ad affacciarsi allo sportello, abbiamo chiesto di poterlo utilizzare in altro modo. E quindi abbiamo creato quei diciamo corsi più di, che partivano diciamo dalle esigenze e abbiamo previsto delle diarie, quindi come rimborso, cioè la voce comunque era prevista comunque rimborso, no? Perché assicurazioni e rimborso, al posto di rimborsare le persone per fare lo stage, le abbiamo rimborsate per fare i corsi per le icone, quindi quelli venivano, imparavano l'arte e li davamo, che poi era un importo rilevante, cioè per un corso ora hanno avuto 120 euro. I costi di benzina o di mezzi pubblici che sostenevano. Poi, siccome noi abbiamo previsto almeno 5 corsi, ovviamente ci dovevamo far rientrare tutto il... E poi ovviamente non è che potevamo riconoscere una diaria giornaliera molto elevata. E quindi abbiamo... vi faccio presente come questa cosa del costo orario sia in realtà un po' rigida. Perché se io nella fase di realizzazione del budget prevedo che l'educatore, no, deve avere 50 euro l'ora e io so che al mio interno persone per fare i corsi hanno tariffe di 20 ore, 30 ore, cioè 20 ore, 30 euro, 20 euro l'ora, cioè avere una tariffa oraria di 50 euro l'ora, cioè ben venga, però non è realistica. Vuol dire che nel momento in cui io ho realizzato questo budget ho previsto che mi dovevo... per fare i cicli di seminari ci rivolgermi a dei consulenti o comunque delle persone con delle competenze che io al mio interno non ho e le valuto 50 euro, perché se dovessi ipotizzare delle tariffe di un'azienda, associazione, cioè arriva massimo 15-20 euro l'ora, se io poi metto qui, siccome le ore dei seminari sono comunque 215, io dovrei restituire il budget se penso di farle internamente. Quindi è importante nel momento in cui noi redigiamo questo prospetto capire se noi qua i seminari a chi li vogliamo far fare, a persone interne mi conviene diminuire il costo orario e aumentare le ore, al posto di fare 6 cicli formativi da 215, siccome la mia tariffa è 20 euro, aumento il numero delle ore, faccio dei seminari da 8 ore. Se invece so di dover, perché quella tariffa non la posso attribuire a me che sono dipendente, perché il calcolo del costo orario, come vi ho detto, è rigido, non è che io che ho una tariffa da 20 euro la faccio diventare da 50, è impossibile, dovrei aumentarmi lo stipendio, non è realistico. Quindi queste tariffe orarie sono comode per quando assumiamo contratti collaboratori a progetto o fatture, però se dobbiamo utilizzare dipendente interno, dobbiamo stabilirlo prima, cioè se io so che non ho personale a 30 euro, non lo metto 30 euro, perché poi lo startup lo devo far fare dai miei dipendenti, non metto 30 euro, metto 20 e aumento le ore. Quindi noi in questo caso abbiamo chiesto la variazione di budget per l'assicurazione e i rimborsi, ci è stata accordata e il progetto sta ancora in fase in itinere, finisce a giugno. Quindi dobbiamo fare ancora dei laboratori sulla cartapesta e sui gelatai di circa 2 settimane. Quindi abbiamo preso il maestro da la voce, laboratori didattici con esterni, e quindi in base alle attività previste dal bando andiamo a effettuare la rendicontazione di progetto. Quindi il coordinatore di progetto chi è? Una persona interna, e quindi busta paga. Se voi mettete qui
vedete che già solitamente i format sono più o meno così, cambiano a seconda del... Vi dicono già che cosa è il documento giustificativo. È una fattura, è una ricevuta, uno scontrino o altro? In questo caso, essendo il coordinatore assunto da noi e con busta paga, mettiamo busta paga. Anche in questo caso, anche nel partner, a volte c'è proprio la dicitura dei vari partner. La voce di spesa invece 17, codice di spesa, è ricompreso dalla voce qua 17. Quindi in modo che io so che nelle 17 rendi conto che cosa... Lo sportello attivo per 16 ore a settimana. L'importo complessivo dello sportello è 20.000 euro. Ovviamente io poi, volta per volta, dovrò considerare quanto ho fino a rendicontato. Nei primi tre mesi dell'anno ho rendicontato 2.920 euro. Ore dedicate al progetto... Quindi il numero della busta paga, la data della busta paga, come l'ho pagata, anche se andate qui, vi dice come è stata pagata, assegno, bancomat, carta di credito, contanti o con mandato di pagamento. Ve lo dice già lui, almeno vi agevola questa cosa. Quindi queste sono tabelle solitamente che sono... cioè tu metti l'importo della tariffa, metti l'ora e se i calcoli... Sono impostate già le formule, infatti molto spesso tu non puoi andare qui e fare una formula perché sono preimpostate e quindi vi dice il costo orario aziendale, il costo del progetto, le ore dedicate e ti calcola tutto lui. In questo modo voi potete tenere sotto controllo le vostre spese. Questo non è solo... Vi faccio presente quello che vi dicevo prima. Documento giustificativo Q1. Se voi andate a vedere sotto, molto spesso questi prospetti vi danno delle spiegazioni. E quindi vi spiegano quello che voi dovete inserire. Cioè, per questo vi dicevo che è molto intuitivo fare queste cose. Perché, a parte che c'è scritto tutto sopra e quindi tu vai sopra, leggi che cosa vogliono e te lo vai... Tipo di documento, che cosa vogliono? O la busta paga, o la fattura, o la ricevuta, o lo scontrino, non ci sono altri documenti giustificativi di spesa. Oppure il pagamento, come deve essere fatto? Con bonifico, bancomat, carta di credito, e quindi è fattibile. La voce di spesa la prendete dal budget. Per quanto riguarda questo qua, Q1, Q2, Q3, era quello che dicevo io prima. Il Q1 indica quando... è un numero progressivo che dice se la spesa è stata realmente sostenuta, si mette la quietanza. Quindi si mette la Q se la spesa è stata realmente sostenuta. Altrimenti si metterà la lettera N, se si tratta ad esempio di una risorsa in natura nel caso di cofinanziamento, oppure va riportato la dicitura se si tratta di impegno di spesa, cioè non è una spesa realmente sostenuta ma un impegno della spesa. Occorre riportare il codice del progetto, il soggetto responsabile e bisogna specificare se trattasi di fattura, ricevuta, busta paga, modello o altro giustificativo, la data del pagamento e quindi tutte le voci che abbiamo specificato sopra, che poi verranno dettagliate tra chi sostiene la spesa, che tipo di documento, voi dovete leggere sotto che cosa vi dicono. Ad esempio anche eventuali discordanze che ci devono essere, ad esempio ci può essere una notevole discordanza tra questa colonna e questa. Questo perché, come vi dicevo, la busta paga può non essere rendicontata tutta. Ad esempio questo ha una busta paga di 1.277, io però rendiconto 1.700 euro. Perché? Perché ci sono gli oneri sociali della busta paga, quindi non vado a considerare l'importo netto della busta paga, perché su quella ci stanno tutti quegli importi. Quindi le due colonne tra importo pagato e l'importo imputato al progetto possono non coincidere, possono essere differenti. Credo che ci possiamo fermare. Poi vi faccio vedere gli altri.